Palese. Piccoli Nardelli. Piccoli Nardelli. Cani. Cani. Sorial. Sorial. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti e votanti 352, maggioranza 177, favori 352, contrari nessuno, la Camera approva. Colleghi, prima di passare all'ultimo voto, penso di interpretare il sentimento di tutti voi nel dare un vivo ringraziamento a tutto il personale della Camera che ci ha accompagnato in questi mesi, dai tecnici, gli assistenti parlamentari, i segretari, i documentaristi, i consiglieri che ci hanno consentito di fare uno straordinario lavoro anche di fatica al di là di come la si vede, e in questo senso penso di poter rivolgere un ringraziamento a tutti noi, sia di maggioranza sia di opposizione, per il grande lavoro che dalle parti diverse nelle quali ci siamo trovati però abbiamo fatto in questi mesi, e credo che tutti insieme ci siamo probabilmente meritati quest'anno un po' di più degli altri anni qualche giorno di riposo. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla mozione Rampelli ed altri, numero 1.974, come riformulata su richiesta del Governo e per quanto non assorbita dalle precedenti votazioni su cui il Governo ha espresso parere favorevole. La votazione è aperta. Onorevole Palese. Bene, la votazione, Giuliani. Giampaolo Galli. Giampaolo Galli. La votazione è chiusa. Presenti 335, votanti 333, astenuti 2, maggioranza 167, favorevoli 333, contrari nessuno. La Camera approva. Colleghi, molti di voi possono guadagnare l'uscita dall'aula tranquillamente, alcuni devono rimanere perché noi andiamo avanti. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 2607, 2972, 3099A, delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Avverto che lo schema, colleghi per favore, recante la ripartizione dei tempi della discussione generale è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 4 agosto. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha chiesto l'ampliamento. La Commissione Ambiente si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire e la prego magari di guadagnare il banco dei nove l'onorevole Mariani, che è relatrice del provvedimento. Colleghi, vi pregherei.